Bene, buongiorno a tutti. Sì, come ha detto il Presidente, il mio intervento è un po' legato ai rischi e alle opportunità del riuso dei dati territoriali e inizierò dicendo appunto quali sono gli aspetti normativi che regolano questa disciplina, questa materia, legati appunto agli open data. Innanzitutto lasciatemi dire e ribadire il concetto presentato precedentemente. I dati territoriali muovono una fetta importante dell'economia, nella società della conoscenza, società che si muove intorno al sapere delle persone, alle competenze, alle esperienze veicolate attraverso i social network, ma non soltanto i social network. Queste statistiche ci dicono, frammentate peraltro, perché è difficile trovare statistiche aggiornate sull'uso dei dati geografici da parte delle apps e del mobile, per esempio, ci dicono però tra le righe un dato importante. Il 50% dell'utilizzo di uno smartphone è dedicato a navigare mappe. In un trend del 2014, quindi fatto negli anni precedenti e riguardante quest'anno, vede l'uso dei dati geolocalizzati come uno degli asset più importanti delle apps negli smartphone. Quindi le nuove apps si basano quasi tutte sopra una componente legata ai dati territoriali. Ed infine, sempre all'interno di queste statistiche dell'uso degli smartphone, vediamo che il 71% utilizza con maggior successo uno smartphone piuttosto che il PC per fare acquisti online, grazie proprio alle applicazioni che immediatamente geolocalizzano i vari servizi, i vari ristoranti, i vari shop che vengono consultati. Quindi questo vi dà la misura del fattore, della dimensione dell'oggetto di cui stiamo parlando. Questo è talmente vero che già nel piano d'azione pubblicato nel dicembre del 2013 come adesione al G8 dell'Open Data Charter, l'Italia, la Presidenza del Consiglio, ha inserito ovviamente fra le banche dati strategici, gli obiettivi strategici, le mappe nazionali. Quindi entro il dicembre del 2015 il governo si è dato questo grande e importante obiettivo di rendere disponibili i dati territoriali con banche nazionali. È inutile ricordare questa platea, ma giusto per chi non conoscesse il fenomeno, tutto questo è incardinato non soltanto in una dimensione locale, ma in una dimensione internazionale chiamata Open Government Data, che punta a rilasciare il più possibile in modo interoperabile, e questa è una chiave di volta perché, come si diceva prima, se ogni comune eroga i propri dati in formati diversi, con metadati diversi, questa svolta anche economica dell'interoperabilità e della qualità della vita di nuove applicazioni non si realizza. Quindi devono avere delle caratteristiche questi dati rilasciati, devono avere formati aperti, machine readable, PDF non è machine readable, non è un formato ammissibile su questo tema, pubblicare i piani territoriali in PDF non è cosa, e quindi dobbiamo tutti entrare nell'ottica che i formati devono servire alle apps, alle applicazioni e alle macchine a utilizzarle per i propri fini. La licenza è un punto cardine di questo rilascio, come si ricordava, non basta pubblicare perché la pubblicazione non è sufficiente per dichiarare di appartenere a questi criteri dell'open data, e c'è tutto il tema del riuso che è al centro di questo convegno. Io mi soffermerò su alcuni aspetti proprio del riuso di questi dati. Ho voluto inserire questa cronologia normativa dell'open data, giusto per fare un riassunto, così potete avvantaggiarvene anche quando le vedete pubblicate. E c'è una lunga storia che ha avuto un'accelerazione ovviamente negli ultimi 3 anni, che porta all'ultimo nato, cioè il decreto trasparenza. Su questo più volte io sono critica. Il decreto trasparenza, da un lato, elenca molti documenti contenenti i dati geografici e l'obbligatorietà da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicarli, ma dall'altro, purtroppo, in modo lacunoso, lega questa obbligatorietà al solo formato aperto e non al movimento open data, quindi frustrando l'aspettativa di veramente utilizzare questo decreto trasparenza come grimaldello, come motivazione per pubblicare, aprire e dare una spinta al paese verso l'apertura dei dati geografici.
Speriamo che cambi qualcosa. D'altro canto, questo settore è estremamente tecnologico, settoriale, con normativa specifica che parte ovviamente dalla pubblicazione del dato ambientale, quindi le prime normative sopra la pubblicità vengono riferite ai dati ambientali per poi spostarci, come tutti voi sapete, sopra la direttiva Inspire e sopra la direttiva della pubblicazione dei dati delle pubbliche amministrazioni con i vari recepimenti e i decreti attuativi. Ora, mi sono soffermata anche sulla definizione di dato geografico dell'Inspire. La definizione europea della direttiva è molto più vasta rispetto a quella che noi abbiamo recepito nella nostra normativa. Come vedete, per dati territoriali l'Inspire definisce tutto un ambito diretto e indiretto e quindi allarga la visuale oltre al mero dato localizzato, ma anche appunto a tutti quei quasi identificatori o quasi dati geografici che possono correlare, possono comunque completare il ciclo di vita del dato geografico. Questo a livello europeo, bisogna dirselo, perché loro stanno già lavorando in questo senso, non sono soltanto focalizzati sopra il dato geografico, ma su tutta una costellazione di informazioni, di documenti open che vanno ad arricchire il ciclo di vita di produzione di questo dato. Purtroppo noi abbiamo recepito invece soltanto questa definizione, che comunque è molto restrittiva, perché si parla di informazione geograficamente localizzata, quindi già con un processo produttivo di localizzazione, quindi già corredata di una specificità, e quindi abbiamo concentrato molto, a mio avviso, la visuale, cosa che invece dopo dirò occorre allargare per rendere fruttifero questo sforzo che tutti noi stiamo facendo nell'aprire i dati geografici. Ricordo anche che appunto la banca e il repertorio nazionale dei dati è inserito fra gli obiettivi del CAD e quindi abbiamo gli strumenti per poter allargare la nostra visuale, anche utilizzando le best practice dei nostri vicini di casa, insomma, europei. La normativa è complessa, non è semplice, è vero, ma tutto sommato abbiamo buone norme per poter appoggiare il nostro lavoro con, diciamo, abbastanza tranquillità, pur dovendo fare attenzione ad alcuni aspetti specifici. Uno degli aspetti più specifici, ovviamente, è la gratuità di questo rilascio. Qui so di toccare un punto nevralgico, la tariffazione del dato geografico nel momento in cui viene rilasciato. Anche qui mi riferisco ai modelli, soprattutto dell'Estonia, della Lituania, della Svezia, sopra la tariffazione. Loro hanno fatto scelte di tariffazione contemperata, in quanto rilasciano i dati open, ma con un minimo costo, cosiddetto del costo marginale. Ora, il problema del costo marginale inserito nella direttiva europea appunto del rilascio dei dati, la PSI, revisionata proprio a giugno dell'anno scorso, dà proprio questa indicazione di valutare in maniera seria e calibrata il marginal cost della produzione del dato geografico ed eventualmente esporlo. In caso contrario, ci sono degli obblighi fiscali perché si rientra in attività commerciale, cara pubblica amministrazione, quindi questo va un attimino elaborato. Se la tariffazione è eccessiva nei confronti anche di pari cataloghi europei, può anche succedere che ci sia un'eccezione, diciamo, dal punto di vista fiscale. Quindi questo è un tema che va analizzato con cura. Riuso significa ecosistema, non vuol dire pubblica amministrazione isolata che fa la tariffazione e pensa a come incassare i soldi per poter erogare i propri geodata, significa immaginare un ecosistema produttivo. Questo è una slide a cui sono molto affezionata, ma anche questa rende semplificata, rende l'idea dell'ecosistema. La pubblica amministrazione eroga il proprio dato geografico, possibilmente anche, come vi dicevo prima, dati correlati al dato geografico, perché no le delibere che sono georeferenziate sul territorio, perché no i piani territoriali, per rendere quindi fruttifero questo sforzo. Dopodiché i cittadini, le no profit, possono arricchire questo bagaglio di informazioni, di dati,
nonché le imprese possono non solo utilizzarli, ma restituire un arricchimento in termini soprattutto di ontologie, per esempio. La Regione Emilia-Romagna ha fatto un'esperienza ottima di partnership con un'azienda. La Regione Emilia-Romagna ha aderito al modello LOD e l'azienda ha costruito l'ontologia. L'ontologia non è rimasta in seno all'azienda, ma è stata restituita come patrimonio culturale all'interno della regione. Quindi una partnership. Quindi c'è una costellazione di attori che contribuiscono al successo di questa apertura del geodato, non soltanto l'amministrazione che si interroga da sola come fare e come non fare. Bene, tutto ciò però va contemperato, comunque messo sotto la lente di ingrandimento degli aspetti giuridici, e ci sono delle criticità. Prima di tutto la titolarità del dato e le licenze. Senza un'analisi della titolarità del dato, se veramente quell'amministrazione può utilizzare come proprio il dato, si incorre nel pericolo, come è stato citato prima, di vedersi recapitare dalle agenzie delle entrate una letterina: guarda, non puoi più metterlo a disposizione perché è mio. Quindi il primo quesito che ci dobbiamo porre è: i dati che io ho in casa, che tratto, sono proprio miei come titolarità, o c'è qualche delega di competenza per cui la titolarità, ancorché lo lavoro io, è di altri? Se la risposta è positiva, si passa alla licenza. L'altro tema è la privacy, il diritto d'oblio, e qua dopo tratterò, adesso l'elenco e poi trattiamo un attimo in profondità. L'incrocio e l'inferenza dei dati geografici portano alla geolocalizzazione. Questo è un tema sempre più all'attenzione della Commissione europea nella sua componente appunto di commissione e di tutela della privacy. Ci sono anche i diritti fondamentali dell'uomo. Assolutamente nessuna amministrazione con cui ho parlato gli era mai venuto in mente che geolocalizzare, per esempio, edifici in cui si vede che sono dati, ma semmai in quell'edificio in modo formale abita un protetto di giustizia, crea dei problemi enormi. I protetti di giustizia, di processi che si stanno celebrando, donne in fuga da violenze domestiche, fasce protette devono assolutamente essere filtrate, e questo le amministrazioni non lo sanno, e nel momento in cui senza nessun filtro espongono a gravi pericoli persone che sono tutelate da diritti fondamentali. Sono casi estremi, è vero, ma in realtà insomma in Emilia Romagna noi abbiamo appunto una concentrazione soprattutto di appunto esiliati oppure protetti di giustizia. E infine ci sono delle limitazioni di brevetti se sono provenienti da questi dati da privati. Facciamo una focalizzazione. L'attenzione sulla titolarità. È già stato citato l'esempio del catasto dell'Agenzia delle Entrate, è proprio vero, cioè nel momento in cui noi raccogliamo il dato o lo trattiamo ci dobbiamo chiedere, non soltanto perché lo lavoriamo, se è proprio nostro. Successivamente la licenza. Qui io ho citato le Creative Commons perché sono un evangelista delle Creative Commons. In questo momento è aperta anche la traduzione in italiano della versione 4, disponibile su un sito particolare, e vi sono applicazioni diverse della Creative Commons. La provincia di Trento ha recentemente rilasciato tutto il dataset in CC0, la Regione Emilia-Romagna in CC BY, e proprio durante il 22 febbraio, durante l'Open Data Day, l'International Open Data Day, Ravenna ha aperto il suo sito Open Data con i dati cartografici. Abbiamo deciso, insieme alle aziende che ci sostengono in questa operazione, università, comune e appunto imprenditori e attivisti civici, di puntare tutto sopra il territorio e di aprire come primo dataset, come primo segnale, il dato geografico. Questo è quello che appunto abbiamo fatto. Un piccolo commento sulla CC0. Io non amo particolarmente la CC0 perché la CC0 nel nostro sistema giuridico europeo è equiparata al pubblico dominio, quindi vuol dire spogliarsi completamente del diritto morale. Il diritto morale vuol dire la mera paternità, il poter dire questo dato è mio, senza neanche pretendere diritti economici. Questa forma derivata dal diritto americano ci dà un po' di problemi in generale in Europa, perché il diritto morale per la disciplina europea è inalienabile, imprescrittibile, indipendente.
E quindi vuol dire che noi non abbiamo diritto, non possiamo proprio farne a meno. Cioè, io non posso dire che il mio libro non è mio. Se lo pubblico, il mio libro è mio. La paternità è inalienabile. A maggior ragione se questi dati sono della pubblica amministrazione. Entriamo in un delicato settore di beni materiali di dominio pubblico. Quindi bisogna stare molto attenti a utilizzare questa forma, perché significa spogliarsi della paternità totalmente. E questo in taluni casi non è proprio possibile per legge. Cioè, proprio sono dati della pubblica amministrazione e nessun dirigente ha l'autorità di poter spogliare l'amministrazione della sua paternità. Quindi fate attenzione, valutate caso per caso molto attentamente. La CC by NC vuol dire le rilascio, ma non voglio che ci sia nessuno riutilizzo di stampo commerciale, e questo anche nelle linee guida nazionali è segnalato come una licenza non open data. Non è open data una licenza che vincola così fortemente nell'utilizzo, perché è contraria al CAD, alla definizione nell'articolo 68 di open data, che dice che l'unica limitazione di licenza deve essere la paternità. Quindi questo è già un buon segnale, però riflettiamo anche su questo tipo di limitazione. Arricchimento dei dati, su questo c'è tutto un tema molto importante. Essendo un ecosistema, e noi siamo alla prima fase, ricordiamoci che siamo al tempo zero degli open data, alla generazione zero, dobbiamo già immaginare dei modelli nei quali i nostri open data passano da amministrazione a amministrazione e si arricchiscono, e quindi le licenze si arricchiscono del delta di quella parte apportata dall'amministrazione. Quindi dobbiamo già immaginare degli scenari nei quali appunto c'è un contributo collettivo al miglioramento di questo e una tracciabilità della qualità di questo dato, specie se così importante per l'economia, non dobbiamo nei passaggi successivi fare sì che si degradi la qualità. Quindi c'è tutto un tema proprio legato alla tracciabilità del dataset, non inteso che dobbiamo tracciarlo, ma comunque metadatarlo in modo da non in futuro trovarci fra 5 anni passaggi successivi di utilizzo, di arricchimento, senza avere una contezza della qualità di questo dato. E nel caso questi dataset vengano riutilizzati da altre amministrazioni, fate delle convenzioni, non lo dico io, lo dice le linee guida per l'uso delle banche dati, perché i dataset sono banche dati, giuridicamente sono inquadrati come le banche dati, quindi se l'Agenzia delle Entrate mi dà un dataset relativamente ai consumi dei cittadini per fini fiscali, io non posso riutilizzarlo per fini energetici. A meno che di non fare una convenzione nella quale a catena e a cascata il cittadino viene dedotto che nel momento in cui viene raccolto il dato per le agenzie delle entrate verrà utilizzato per l'open data, che è la strada giusta. Bisogna andare verso questa direzione, però bisogna attuarlo. Questo perché, per esempio, questo è un esempio di una cara amica che ha fatto un lavoro enorme e meraviglioso, e quindi sta usando dei dati dell'Agenzia delle Entrate per evidenziare e monitorare il consumo energetico degli edifici sul territorio. Si spera che questo esempio sia portato in tutti i comuni, a meno di questo correttivo di andare a sanare una lacuna di diritto di privacy e di finalità d'uso nella convenzione del riutilizzo dei dati del SIATEL, perché il SIATEL serve per finalità fiscali, non per finalità energetiche. Altra cosa che per esempio bisogna stare attenti è non isolare con la geolocalizzazione dei singoletti cosiddetti, ovvero in questo caso c'è un edificio che potrebbe essere una villetta monofamiliare e da lì riesco a fare una de-anonimizzazione. Questo vuol dire che nel ciclo produttivo del riuso dobbiamo proprio fare attenzione a come riapplichiamo, come rilasciamo e come riapplichiamo questi dati per non ledere i diritti altrui. Qui non c'è solo un problema mero di privacy,
che tutto sommato sapere quante lavatrici al giorno facciamo non ci sposta. Il problema è un altro, il problema è di sicurezza, che se l'obiettivo è un obiettivo sensibile nel senso che qualcuno vuole fare un'intrusione, monitorando nel tempo, e qui la tempestività del rilascio dell'aggiornamento è importantissimo, io posso pianificare un colpo in villa, vedo che è verde, per 3 mesi è stato rosso e pianifico un'incursione. Questo è il tema, cioè di andare a sviscerare bene le potenzialità, e ci sono meccanismi per poterle ovviare senza abbassare di qualità questa bellissima applicazione. Quindi attenzione al rischio di de-anonimizzazione, non tanto perché siamo tutti gelosi della nostra riservatezza, ma invece per la nostra sicurezza, e attenzione al rilascio tempestivo degli aggiornamenti, perché nel momento in cui c'è una fase di questo tipo, una esposizione di un dato che può essere particolarmente rilevante, a maggior ragione la qualità e la tempestività è doverosa, insomma, anche per il problema del diritto all'oblio. Questo è talmente vero che il Working Party Article 29, che è la commissione paritetica per la privacy all'interno della Commissione europea, ha emanato proprio recentemente un articolo che vedete, una comunicazione, che elenca tutti i dati correlati alla geolocalizzazione, per esempio nel mobile. Dice, tutte le volte che c'è una geolocalizzazione, un'applicazione di geolocalizzazione nel mobile, ci sono N correlati dati che vengono trascinati dietro a questa operazione, fate attenzione, e in modo molto serio elenca tutti gli attori che devono essere allertati nella catena produttiva di queste applicazioni geolocalizzate. Quindi alla fine abbiamo un bilanciamento che è possibile, privacy verso sicurezza e trasparenza, dati statistici e dati grezzi, licenze con limitazione, licenza zero, a pagamento piuttosto che tariffato, locali piuttosto che condivisi. Per fare questo, con il Comune di Ravenna abbiamo adottato, proprio perché abbiamo aperto recentemente questi dati geografici, una checklist, un vademecum giuridico, uno strumento agile per cui i dirigenti, tutte le volte che prima di rilasciare si fanno un autotest di valutazione e incominciano a chiedersi: ma ho fatto questo, ho posto questo tema, mi sono ricordato di verificare questa provenienza, ed è una schedina di 2 pagine e intanto sollecita un check e ha una presa di consapevolezza. Bene, questo intervento potrebbe sembrare critico, in realtà io sono molto ovviamente a favore di ogni apertura dei dati, il motto è open geodata ma consapevoli.